Io ho una domanda. Secondo te, che cosa è molto importante per parlare con i giapponesi? Se hai già fatto qualche lezione di giapponese, immagina. Di solito tu impari la grammatica, anche le espressioni tantissime, nella scuola giapponese oppure nella lezione di giapponese. Però, anche se impari così tanto, tu incontri un giapponese, provi a parlare la lingua giapponese, però è molto difficile. Ti capisco, perché anche io quando ero piccolo, io imparavo la lingua inglese. Però io provavo a parlare tantissimo, però è molto difficile comunicare con gli inglesi, anche americani, anche se avevo studiato tantissimo. Quindi io ho cambiato la mia strategia per imparare una lingua, sì, soprattutto quando io imparavo l'italiano. Poi ho ottenuto una soluzione per parlare, per comunicare nella lingua straniera. Quindi tramite questo video ti faccio sapere una strategia per comunicare con gli giapponesi in giapponese. Se vedrai tutto questo video, almeno potrai comunicare, anche potrai fare conversazione con i giapponesi. Quindi, se vuoi fare conversazione con il giapponese in pratica, sì, vedi questo video fino alla fine. Il contenuto di questo video è il livello molto base, però se tu impari giapponese tantissimo di tuo livello molto alto, ultima parte di questo video, sì, io ho preparato qualche contenuto molto difficile. Comunque, iniziamo. Forse qualcuno ha già saputo, io studiassi la lingua italiana da solo, sì, da autodidatta. Di solito quando i giapponesi iniziano a imparare una lingua italiana, sì, loro imparano grazie, oppure come va, oppure come stai, eccetera. Sì, espressione generale. Però invece io ho imparato l'altra cosa prima di tutto. Perché anche se impariamo come va, grazie, oppure buongiorno, basta, comunicazione, sì, finirà subito. Poi ho immaginato tantissimo come potrei comunicare con gli italiani, sì, come potrei fare conversazione con gli italiani. Poi ho concluso, se io potrei capire, tipo, coniugazione dei verbi italiani, anche le frasi affermative, le frasi negative, anche il passato, anche il presente. Se io capisco questi casi, almeno potrei comunicare con gli italiani. Io pensavo così. Secondo me questo è possibile per tutte le lingue, sì, anche la lingua giapponese. Quindi tramite questo video ti faccio sapere tutto quello che devi sapere per parlare con i giapponesi. Sì, almeno puoi fare comunicazione con i giapponesi. Però coniugazione dei verbi giapponesi è un po' complicato. Quindi io ho spiegato l'altro video, questo video. Quindi se ti interessa coniugazione dei verbi, anche il sistema dei verbi giapponesi, sì, vedi questo video. Quindi oggi ti insegno come puoi costruire le frasi affermative, negative. Anche il passato, il presente. Però devi sapere un'altra cosa è molto importante, perché nella lingua giapponese c'è distal style, anche direct style, come ho detto. Perché nella lingua giapponese è molto importante con chi parla, sì, vicinanza psicologica è molto importante, dipende dalle persone. Tanti giapponesi cambiano i modi di esprimere, i modi di parlare. In realtà ci sono tanti modi, ci sono tante forme, però di solito quando tu impari nella scuola, distal style, anche direct style, solo due e basta adesso. Però forse hai già sentito, per esprimere distal style dovresti usare forma cortesia, invece per esprimere direct style dovresti usare forma piana. Quindi dobbiamo imparare tutti e due. Però oggi, in questo video, dobbiamo focalizzare distal style. Invece direct style facciamo un altro video, sì, al prossimo video. Perché per esprimere una frase distal style non è così complicata, sì. Solo dovresti usare maske, una forma di cortesia, forse hai già sentito. Per esempio questo verbo, taberu, taberu. Sai forma cortesia di taberu, sì, maske di taberu. Tabemasu. Se non lo conosci, vedi questo video, sì, io ho spiegato tantissimo, sì. Maske, sì, forma di cortesia. Poi rivediamo questo tabemasu. Assolutamente questa forma affermativa. Invece, come possiamo esprimere forma negativa? Sì. Tabemasen. Tabemasen. Questo non è così difficile. Mas diventa masen, sì, quando puoi esprimere forma negativa. Invece, forse hai già sentito passato affermativo di tabemasu. Sì, tabemasu diventa Tabemashita. Sì, masu diventa mashita. Tabemashita. Invece, negativo. Tabemasen deshita. Sì, tabemasen
ました diventa ませんでした。Non è così difficile, perché se tu ricordi queste quattro forme, puoi applicarle le altre verbi. Se tu conosci solo maske, si puoi capire tutto. Sì, maske, e questo dipende dai verbi giapponesi, è diverso. Perché ci sono tre gruppi, sì, dei verbi giapponesi, sì, come ho detto questo video. Però, per esprimere distal style, non è così difficile, sì, perché coniugazione molto limitata, solo quattro. Forma affermativa, forma negativa. E questo è presente. Anche può usare per il futuro. Anche il passato affermato. Anche passato negativo. E scusami, forse non ti ho detto. Sì. Solo forma presente. Questo può usare anche per il futuro. Perché quando si dice mangio il sushi oggi. Sì. Kyo sushi wo tabemasu. Invece, io mangerò il sushi domani. Ashita sushi wo tabemasu. Sì. Per esprimere il futuro, può usare anche forma il presente. Quindi se tu ricordi almeno queste quattro forme, sì, puoi comunicare abbastanza con i giapponesi. Poi vediamo l'altro verbo. Nomu. Sì, forse hai già sentito. Bere. Però puoi cambiare forma cortesia. Sì, maske di nomu. Sì, diventa nomimasu. Come ho detto, nomimasu. La forma presente affermativa, sì. Invece, presente negativa. Nomimasen, sì, perché mas diventa solo masen. Quindi, nomimasen. Invece, il passato affermativo. Sì, nomimashita. Sì, mas diventa mashita, basta. Poi, il passato negativo. Nomimasen deshita. Sì, mashita diventa masen deshita. Non è così difficile. Poi vediamo l'altro verbo. Fare. Sì, come si dice fare in giapponese? Suru. Suru. Però forse hai sentito maske, forma cortesia di suru. Sì, questo diventa shimasu. Shimasu. Adesso potresti cambiare tutte le forme. Sì, tutte le quattro forme. Ti do qualche tempo. Sì, devi pensare adesso. Adesso controlliamo. Sì, prima di tutto come ho detto, la forma presente affermativo, sì, shimasu. Sì. Invece, presente negativa, sì, shimasen. Shimasen. Invece, il passato affermativo, shimashita. Sì. Shimashita. Invece, il passato negativo, sì, shimasen deshita. Shimasen deshita. Tu hai capito tutto quello che io ho detto? Sì, se tu capisci, sì, lasciami un bel like adesso. Perché vorrei sapere quanti di voi capiscono quello che io dico. Perché la mia spiegazione ogni tanto è molto peggio. Invece, se non hai capito qualche parte, fammi sapere tramite commento. Perché vorrei sapere quale parte è molto difficile da capire. Inoltre, non dimenticate di iscrivetevi al mio canale. Perché vorrei rispondere ai commenti e prima di tutto gli iscritti. Se c'è tempo vorrei rispondere a tutti, però di solito prima di tutto gli iscritti. Comunque, come ho detto, se tu ricordi queste quattro forme, potrai fare conversazioni con i giapponesi più facile. Sì, assolutamente dovresti sapere i verbi giapponesi prima di tutto, anche maske. Però se tu conosci questi verbi, anche maske, puoi coniugare queste quattro forme. La forma presente affermativa, anche la forma presente negativa, il passato affermativo, anche passato negativo. Però perché quello che io ho detto oggi è molto importante per parlare con i giapponesi e anche fare conversazione con i giapponesi? Perché il verbo è molto importante nella lingua giapponese. Però attenzione, la struttura della forma giapponese è un po' diversa dalla lingua europea, soprattutto l'inglese. Soggetto, verbo. E questo è molto importante come una struttura. Però nella lingua giapponese la struttura di base non è soggetto, verbo. Invece sempre c'è predicato, come ho detto. Se non hai visto questo video, sì, prima di tutto vedi questo video. Comunque, che cosa è predicato? Che si include nel predicato? Sì, tre cose. Verbo, anche aggettivo, anche sostantivo. Anche l'aggettivo è molto complicato, soprattutto nella lingua giapponese, quindi se ti interessa per imparare aggettivo, vedi questo video. Comunque, questo punto di vista è molto importante perché tanti studenti pensano, prima di tutto,
soggetto, poi verbo. Sì, questo è giusto, perché tanti studenti prima di tutto imparano l'inglese. Però la struttura della lingua giapponese è assolutamente diversa dalle lingue occidentali. Quindi dovresti buttare questo pensiero. Soggetto, verbo. Invece, predicato. Poi, se hai bisogno, sì, dovresti mettere l'altro elementi come soggetto, anche luogo, tempo, eccetera. Sì, predicato. E questa è la base della struttura di giapponese. Comunque, adesso hai qualche tempo per commentare? Sì, fammi vedere la tua frase, sì, usando quello che ho detto oggi. Soprattutto usando un verbo che usi di solito, anche in italiano. Sì, per esempio, giocare, asobu. Forma di cortesia, sì, masuke di asobu. Si scrivi le quattro forme, come ho detto. Sì, è molto importante, tipo output, sì, in inglese output, è molto importante. Perché se tu capisci quello che ho detto, questo non finisce, sì, anche dovresti usare in pratica. Questo processo ti aiuterà tantissimo per imparare la lingua giapponese. Anche io ho imparato l'italiano così, output. Però credo che tutti coloro che vedono questo video migliorerà subito la lingua giapponese, perché tu impari adesso, sì. Di solito YouTube si usa per vedere con piacere, con rilassare. Tante persone non usano YouTube per imparare qualcosa, però tu impari tramite questo video. Questo è un motivo per cui ti rispetto, anche ti insegno seriamente adesso. In realtà anche io ho imparato tramite YouTube. Però vedere il video per quanto riguarda la lingua, sì, per imparare una lingua, sì, questo significa, sì, impariamo attivamente, e questo è molto importante quando impariamo qualche lingua. Questo non tutti, però tanti studenti che prendono la lezione per quanto riguarda una lingua, soprattutto la lezione di giapponese, di solito è molto passivo. Solo ascoltano quello che gli insegnanti dicono, poi prendere nota, anche se sappiamo le conoscenze di lingua, sì. Senza usare in pratica, e questa non funziona come una lingua. Però tu vedi questo video, sì, attivamente, e sì, ti rispetto molto. Quindi vorrei veramente aiutarti ad imparare la lingua giapponese. Questo è uno dei motivi per cui ho iniziato di distribuire gli esercizi di giapponese per JLPT, anche per madrelingua, livello madrelingua. Quindi se vuoi ricevere gli esercizi di giapponese, sì, perché tu impari giapponese così attivamente. Sì, io bisognavo in realtà esercizi di italiano, però è molto limitato gli esercizi, perché devo pagare tanti soldi per ottenere gli esercizi. Però io ti do gratis di solito, sì, tramite Instagram. Quindi se ti interessa, vedi questo video, sì, solo menzionami su Instagram, puoi mettere hashtag, basta. Comunque, adesso andiamo, ultima parte di questo video, come ho detto. Comunque, ricordiamo questo verbo, taberu. Sì, masuke e tabemasu. Poi, presente negativa. Sì, come puoi cambiare? Sì, tabemasen. Invece, il passato negativo. Sì, tabemasen deshita. Però forse hai già sentito tabemasen. Ogni tanto i giapponesi dicono, sì, tabenai desu. Invece, tabemasen deshita. Si può dire tabenakatta desu. Però come diverso? Sì, tabemasen. Tabenai desu. Invece, tabemasen deshita. Tabenakatta desu. Però questi due, tabenai desu, tabenakatta desu, da dove vengono? Sì, vengono da direct style. Io spiegherò in dettaglio direct style nel prossimo video. Però, sì, la forma negativa, sì, presente negativa. Come potremmo esprimere soprattutto questo taberu? Sì, tabenai. Sì, tabenai. Questo è direct style negativa, sì, presente negativa. Quindi tabenai più desu, sì, questo è il verbo ausiliare per esprimere un po' cortesia, sì. Quindi tabenai desu, sì, anche può usare. Invece direct style passato negativo di taberu, sì, tabenakatta, sì, poi più desu, tabenakatta desu, sì, questo si può usare. Però come è diverso? Tabemasen, tabenai desu. Tabemasen deshita, tabenakatta desu. Come è diverso? Questo tabenakatta, come ho detto, questo è direct style. Sì, soprattutto il passato negativo. Sì, tabenakatta più desu. Questo è il verbo ausiliare per esprimere cortesia. Di solito il testo del libro, sì, questo si è scritto
食べません。食べませんでした。E questo è giusto grammaticalmente. Invece, 食べないです。食べなかったです。Questo non è sicuro grammaticalmente giusto, però può usare tantissimo nel quotidiano giapponese. Sì, perché in realtà tanti giapponesi usano pineapple 食べる? いや、食べないです。può usare. Anche, pineapple 食べた? Ah, いや、食べなかったです。Questo può sentire sempre, ogni giorno.Invece, 食べません、食べませんでした。Si può usare nel quotidiano, però mi sento molto più, un po' di più cortesia. Sì, formale, è troppo formale secondo me. Però grammaticalmente è giusto, 食べませんでした。Quindi dovresti scrivere quando tu prendi JLPT oppure quando scrive tipo nella forma, non so, per la scuola anche l'esame di lezione.Però come ho detto, 食べないです、食べなかったです。Può usare tipo alternative. Sì, è molto, suona molto madrelingua. Sì, ogni tanto quando tu parli e fare conversazione con i giapponesi, sì, dovresti usare. Comunque, oggi finiamo qua. Come ho detto, se tu capisci, hai già capito tutto, sì, lasciami un bel like. Invece, non capisci, lasciami commento. Sì, quale parte non hai capito? Comunque, ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo, Abruzzo!